6 foglie, le meglio foglie del tabacco questo. Queste erano la fascia proprio del sigaro toscano. E di fascia non c'è rimasto niente. È ancora una volta la grandine a mettere in ginocchio l'agricoltura. Una violenta ondata di maltempo non ha infatti lasciato scampo alle colture in campo nelle aziende agricole della Val Tiberina. Tutti gli anni tocca fare i conti, sempre a fine anno. Fino a che non è dentro i locali, purtroppo, non sappiamo come va a finire il raccolto. Il maltempo si è abbattuto ieri mattina attorno alle 12 su una striscia di territorio che va da Pieve Santo Stefano alla Motina, frazione del comune di Anghiari. Sembrava proprio un uragano per il fatto che praticamente si è sviluppata nel giro di poco tempo una tempesta vera e propria. Praticamente ha distrutto tutto quanto, ha distrutto perché c'era della grandine che era grossa quanto le noci. Ecco. Colpite specialmente le imprese agricole che coltivano tabacco, che ha riportato danni irreversibili. Lunedì si partiva a raccogliere, ma come vede non si raccoglie più niente. Non abbiamo il tetto. Mi dispiace perché era il mio lavoro, però è così, non si può fare niente. Comunque speriamo che ci diano tutto, quel che si aspetta, però con l'assicurazione noi non ci guadagniamo, perché io se lo raccoglievo prima cosa davo il lavoro all'operaio per me, invece è finito tutto. Danni infine anche a oliveti e vigneti di alcune aziende nel territorio di Pieve Santo Stefano.